prima che me lo chiediate, no, non so per quanto sarà una costante l'intro con la chitarra. Ciao bambolotti, questo è Electric. Oggi siamo tutti qui riuniti alle 11:15 di sera, per me, per scoprire: Sora ha dei piedi normali dentro delle scarpe batuffolose e giganti? Oppure Sora ha dei piedi enormi e deformi? Tutto questo e molto altro in questo episodio di Mia mamma mi ha comprato alle bancarelle zan zan. A parte scherzi signori, siamo qui riuniti per imparare a disegnare i piedini. Ho ricevuto davvero tantissimi commenti positivi riguardo all'ultimo video sul come disegnare le benedette mani. Oggi siamo qui per disegnare sti benedetti piedi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti appunto sul come spiego, ci provo almeno, ma tengo comunque a precisare che tutto quello che spiego io in un misero video di 10-15 minuti non potrà mai essere quello che spiega un vero e proprio insegnante di disegno. Quindi se qualcuno di voi è davvero interessato a imparare a disegnare come Gesù comanda, di frequentare una scuola adatta come ho fatto e me. Detto questo però iniziamo. Come nel video scorso mi presento qui a voi umilmente con un'immagine di un po' di ossa che insieme, fondendosi e tenendosi vicini forte forte forte, queste ossa compongono un piede. Io parto sempre dalle ossa perché sono quelle che poi ci aiutano a trovare la sintesi del piede, come abbiamo fatto con le mani, ovvero elaborare delle figure, delle forme, delle masse che ci aiutino a sintetizzare le mani e disegnarle con facilità. È la stessa cosa che vorrei fare con il piede. E cosa possiamo vedere fin da subito del piede? Uno, che le ossa ci potrebbero far capire che noi in realtà abbiamo delle dita lunghissime, porca zozza, guarda che roba, guarda che fette, abbiamo dei viewster. Questo come ho fatto un piede, prego, al prossimo video, ciao. Ci siete cascati? Lo so, sono simpatico, iscriviti! In realtà questo piede funziona come la mano, ovvero il metatarso, tutte queste ossa qui, sono nascoste, sono dentro il nostro piede e possiamo vedere qualcosa che ci ricorda vagamente la mano, ovvero che non sono dritti, proprio paralleli, ma comunque si partono più o meno tutti da un fulcro come per quanto riguardava le mani. Non in modo evidente e netto come le mani, le cui dita hanno questo andamento più radiale, ma comunque sia il piede, anche lui, ha le dita che partono da un fulcro. Quindi già da qui possiamo dire che un piede sicuramente non si disegna così, con le dita proprio pam, dritte dritte e un mignolo storto. No! Ci scriviamo un no grande grande. Un'altra cosa che possiamo vedere è che il tallone è un osso della Madonna. Ok, a parte scherzi, il tallone è un osso grande grande ed è quella cosa che potremmo dire in più rispetto alla mano. Adesso non prendetemi letteralmente, non vorrei dire cose blasfeme, però a occhio io posso dire: oh wow, questo pezzo qua assomiglia a una mano, wow, però c'è qualche pezzo in più. Esatto, però c'è utile perché avendo fatto prima la mano, se avete visto il video precedente, se no andatelo a vedere, brutti zozzi, ora il piede potrebbe risultarci vagamente più facile e invece no, è un'inculata anche il piede. In questa seconda immagine che ElectricPeo vi propone possiamo vedere da un lato le ossa ma dall'altro lato già un po' di rivestimento carnoso, un po' di ciccia. Ci fa piacere che ci sia un po' di ciccia perché possiamo capire e vedere bene fin dove arriva questa ciccia, ovvero viene a coprire completamente quello che è il metatarso, come ho detto, e da lì vengono fuori le ditina, i diti. Sai che ci fai con il dito? Meglio che non te lo dico. E da qui voglio subito iniziare a individuare, a farvi capire una cosa che io ho capito molto in là. Quando io disegnavo i miei primi piedi, per qualche strano motivo le dita le facevo corte, dei salcicciotti. Vedete un po' come farebbero i piedi i Simpson o cartoni di quel genere che hanno volutamente quello stile, no? Ma in realtà possiamo vedere che qui di dito in realtà ne esce un bel pezzo. È bello lungo il dito, escono quasi tre falangi, più o meno possiamo dire che un ditino esce così tanto, no? Qui c'è l'alluce, che io ancora lo chiamo polliciotto perché alla fine è un pollice grande grande, e come potete notare, molto simile alla mano, anche il piede fa un arco, quindi il mignolo è il ditino che non solo è il più corto, ma è anche quello che parte da più dentro, più internamente, come il mignolo della mano, ve lo ricordate? No? Andate a vedere il video. Quindi non è questione soltanto di un dito grande, un dito un po' più piccolo, un dito un po' più piccolo, un dito un po' più piccolo, un dito un po' più piccolo. No, è questione che il piede comunque sia ha un arco, così come la mano, quindi è un dito grande, è un dito un po' più piccolo, un dito un po' più piccolo, un dito un po' più piccolo, però ha anche la radice di partenza più in basso. Quindi non solo il più piccolo, ma anche più arretrato il mignolo, il più avanzato nel caso di piedi seminormali e il medio o l'alluce. Altre due cose importanti importanti possiamo notare da questa immagine, ovvero che sicuramente un piede ha una concavità interna, a meno che tu non abbia piedi piatti. Vedremo poi un'altra magnifica immagine che ha trovato ZioPeo per illustrare il piede piatto, anche se non serve a molto, perché non penso che disegnerete volutamente piedi con dei problemi, ma piedi normali e vagamente sani. Ma comunque sia, sappiamo che qui è concavo e che quindi l'impronta di un piede non è appunto piatta, ma il tallone appoggia in un punto, poi appoggia esternamente e poi riappoggia il resto della pianta, per poi pam, piedino, 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 ditino. Quindi parte concava, parte che non appoggia a terra, si vede bene se io disegno il piede con quell'angolazione. Se io lo disegno guardandolo da questo lato, in realtà lo vedo piatto, perché questa parte qua sta appoggiando completamente. Giusto? Giusto, perché chiedo giusto? Lo so io se è giusto. E infine il tallone, che può essere sintetizzato con una sorta di sacca, di pallina, comunque sia rigida, o reso un po' più spigoloso, come nel caso di questo pieto, perché magari è un piede maschile, quindi più spigoloso, più cazzuto, eccetera, eccetera. Un'altra cosa importante che possiamo notare, che dobbiamo ricordare sempre, sono i malleoli 1 e 2. Cosa c'è da notare di questi malleoli, secondo voi? Beh, si vede già a vista d'occhio, no? Uno è più alto e uno più basso. Wow, non lo sapevate, pensavate che erano tutti uguali, invece no. Il malleolo interno è sempre più alto del malleolo esterno. Cosa da aver presente? Quindi io guardando questo piede qui, infatti il pollice, l'alluce, scusate, sta qui. Questo è il lato interno del piede, guarda caso il malleolo interno è più alto di quello esterno. Ultimo punto da individuare è che il piede è un essere arcato. Visto che la mano l'abbiamo chiamata Federica, il piede lo chiamiamo Federico, il piede amico, perché c'è chi lo usa anche per quello, sai, ci sono feticisti là fuori e probabilmente oggi anche io, perché ho un sacco di immagini dei piedi oggi, guarda caso. Federico non è arcato quindi soltanto guardandolo dall'alto, dalla pianta, ma è arcato anche nel suo profilo, ed è grazie a questo che noi possiamo individuare il famoso collo del piede, quello che piace tanto alla Celentano, presente? Io perché ero costretto a guardare Amici di Maria De Filippi fin da quando erano Saranno famosi, pensate un po' voi. Questo si fa per amore e altro, cosa che non farei più, ero stupido, piccolo e scemo. Il collo del piede finisce nella caviglia e poi mi va su il mio bel cosciotto, la mia tibia con i muscoli tibiali anteriori, che sono quelli che fanno male se corri male, io corro male, a me fanno male, e il polpaccio dietro. Mi segno qui quindi i punti principali che abbiamo imparato insieme fino adesso, che abbiamo gioiosamente elencato, però per non perderle di vista ci facciamo appunto una bella listina qui di fianco, che non deve essere fatta in parole ma in disegno forse più semplice. Alla radice delle dita il piede è curvo, come la mano. Il pollice e il medio sono le dita con la radice più alta e il mignolo con quella più bassa, ed è anche più piccolo. Curva. Punto numero 2. Il piede ha una curva anche nel profilo. Curva numero 2. Punto 3. A meno che noi non abbiamo i piedi piatti e siamo persone quindi strane, avremo una concavità interna, concavità che ovviamente dovrebbe essere scontato, ma a prova di stupido l'ho detto e l'ho scritto. 4. Il malleolo interno è più alto di quello esterno, più alto l'interno. Punto 5. Il tallone è un osso della Madonna. Ok, forse questo punto non è importante come gli altri, ma ce l'ho messo lo stesso. Quest'altra immagine che ho messo qui a disposizione era soltanto per vedere il piede di profilo, parte interna, parte esterna. Il mitico tendine da killer. Beh, il mio tendine da killer è che, cioè, con le ragazze ci sono proprio faul. Possiamo qui invece ammirare la pianta di un piede, come vi avevo detto, questa è la parte concava che non tocca per un piede relativamente sano, a differenza di questi altri due. Il mitico piede piatto, e questo non sapevo neanche che esistesse, ma ora lo so, imparo anche io cose. Il piede cavale, cioè non appoggia niente al centro. Questa è invece una magnifica immagine di Johnny e Tony insieme. Voi penserete che non è affatto utile per imparare a disegnare i piedi, e sappiate che avete ragione, però l'ho messa lo stesso. Ecco, qui possiamo iniziare a vedere un po' di piede. Che belli questi piedi, è quello che ci serve per iniziare a determinare una sintesi, una forma che ci possa vagamente funzionare sempre, o più o meno. E per quanto riguarda la pianta, piuttosto che fare un'unica massa qui, quello che è mio solito fare almeno, se mai devo disegnare una pianta, quindi un piede visto, che ne so, dall'alto, perché che diavolo ne so, può capitare, un'impronta, non lo so, può capitare, è quello che esternamente vi è un, chiamiamolo così, un ovetto, se così posso dire, messo leggermente in diagonale. È un cerchio un po' più grande, e saranno appunto la fusione di queste due forme a formare la punta del mio piede, da cui partiranno appunto le dita. Adesso, senza seguire la foto sotto, perché se no sembra che sto ricalcando e tra l'altro potrebbe portarmi in errore perché in prospettiva quel piede, io individuerei anche il tallone, che è un cerchio che sicuramente sarà leggermente più grande dei due superiori, proprio perché per il punto 5 il tallone è un osso della Madonna, almeno così non ve lo scordate più. Detto questo, se qui ci sarà il mio alluce e il mio pollicione, vuol dire che questa è la parte esterna, quindi appunto sarà la parte in appoggio, e qui invece avrò la parte non in appoggio, quindi posso iniziare a definire quella parte lì. Collego anche questo lato, qui come potete vedere già ho una base di curva, visto che ho fatto il mio cerchio più grande e poi il mio ovetto, chiamiamolo così. Ora posso lavorare sulle mie dita, per ora, per semplificarci la vita, farò dei semplici cerchi, e questi cerchi li collegherò verticalmente al mio pieto, anche se ricordiamoci sempre che il miglior modo per capire una forma è quella di guardarla. Come vi ho detto per le mani, guardatevi le Cristo di mani, ce l'avete? Beh, guardatevi i Cristi di piedi. Se c'hai dei piedi brutti, chiedi una foto del piede, non lo so, a tua madre, a tuo fratello, a tua sorella, perché l'alluce, a partire dall'alluce, la forma della punta dell'alluce può richiamare vagamente un rombo, comunque sia una forma tutta sua, diciamo così, ma sicuramente non è un cerchio perfetto, così come tutte le altre dita. Un po' come quando avevamo fatto le mani, hanno quella forma un po' trapezoidale, un po' particolare, e anche loro ruotano. Se lo vedessimo frontalmente il piede, ovetto 1, ovetto 2, anche la loro radice ruota frontalmente. Quindi se qui ho il mio pollice, anulare, medio, oddio, prima mi sono sbagliato, ho chiamato medio l'anulare, no, indice sarebbe. Oddio, come si chiamano le dita dei piedi? Ho dei problemi, li sto chiamando come le dita delle mani, ma probabilmente sono tutte diverse, vero? Facciamo finta che va bene. Mignolo, quindi anche il piede visto di fronte, immaginate che questo è un bel piedone visto di fronte, yes, ha un arco, quindi il mignolo in questo caso guarda più verso dentro. Quindi man mano che io sto facendo il mio piede qua, sto ruotando le mie dita, perché appunto funzionano come le mani. Questo, oltre per capire come è fatta la pianta del piede, era per spiegare anche quest'altra tipologia di curva, ma adesso la andiamo a applicare in un piede visto in una posizione un po' più normale. Allora, come per la mano, io partirei da una caviglia. Diciamo, qui sta arrivando la mia gamba e qui voglio che ci sia la mia caviglia. Di solito ogni articolazione nel disegno ci si fa un bel cerchio e si è risolta così la situazione, giusto? Sai che il cerchio ti ricorda, ah, quella roba ruota. Come possiamo vedere da questa figura qui vista dall'alto come da questa, anche nel caso del piede possiamo elaborare una figura trapezoidale come nella mano, però per via del fatto che abbiamo il collo del piede come abbiamo visto in questo caso, non sarà piatto come quello della mano. Mettiamo che io lo disegni piatto, questo trapezio. Innanzitutto sto facendo il piede interno o esterno? Facciamo quello interno, quindi già posso dire ok, allora il malleolo qua è più alto e qua è un po' più basso. Numero 2, se qui parte l'alluce vuol dire che la curva entrerà verso questo lato, verso il mignolo. Però adesso devo dare tridimensionalità a questa cosa, perché non può essere appunto piatto simile a quello della mano, che era più o meno così. No, perché noi abbiamo quella curvatura del piede che abbiamo visto prima e quindi la dobbiamo implementare alla nostra forma nuova. Quindi ho fatto il trapezio per terra e adesso vado a tridimensionalizzarlo, cioè a collegarlo in una specie di forma tridimensionale che richiami un po' qualcosa di piramidale, ma in realtà non lo è, però sì, ha qualcosa di piramidale, perché se io lo continuassi fino a qua richiama senza dubbio una sorta di piramide. Detto questo, però non vi voglio complicare la vita, quindi lavoreremo con la stessa forma simile a quella della mano. Quindi passo 1, individuare il trapezio per terra, la parte che appoggia, e poi andare a tridimensionalizzarlo verso la caviglia. Cioè qui ho fatto una base alta il giusto per ospitare la radice delle dita, come abbiamo fatto per quanto riguarda le mani, vado a fare la radice delle dita e poi da qui posso partire per collegarlo verso la caviglia. Ottengo una forma tridimensionale che in effetti richiama un piede. Ha senso? Sì, direi di sì. Ovviamente qui abbiamo il tallone e quindi vado a fare una sorta di cilindro appena accennato dietro, che mi ricordi che lì c'è un tallone, ok, lo sappiamo. Adesso però andiamo a applicare lo stesso procedimento che facevamo con le dita delle mani, ovvero io faccio, so che i miei piedi, la parte fuori dei miei piedi, se ricordiamo l'immagine delle ossa, per quanto riguarda il pollice sono 2 falangi, 3 falangi, una piccolina. Per le altre dita dei piedi vado a fare la stessa cosa che facevo con le mani, che è un trucco che a me è molto comodo, soprattutto quando disegno una mano vista da vicino, la voglio far bene, è quella di dividere appunto le falangi. Voilà, che carine sono le mie falangi. Già così secondo me è sufficiente per andare a ripassare il mio piede, dandogli una forma un po' più morbida, un po' più naturale. Facciamo la prova, quindi vengo giù, malleolo interno più alto, il mio bel tallone che da quanto ricordo dalle ossa prima può essere una palla o anche leggermente più spigoloso, qua mi rientra perché ho la parte interna del piede, quella concava, ritorno fuori, qui va a finire il metatarso del mio alluce e da qui posso finalmente fare il mio bel alluciotto, che è un alluce col botto. Pensate, le nocche del piede come quelle delle mani fanno parte del metatarso e un pochino ovviamente si vedono, anche loro sono radiali, vanno verso una sorta di fulcro come abbiamo visto prima, una vera unghia da vero uomo. Collo del piede, in realtà da questa angolazione il mio malleolo esterno quasi che non lo vedo, caviglia, vediamo se spengo il livello sotto, ecco qua il mio bel piede. C'è qualcosa di strano? Sicuramente sì, anche perché il piede in appoggio non può avere una curvatura così forte del collo del piede, è ancora più evidente quando sono sulle punte, cosa che andiamo a vedere a breve. Queste immagini che abbiamo visto prima in realtà mi sono scordato di dire che fa vedere molto bene quando si va sulle punte, quando si cammina, qual è la parte che si piega, che non è il piede stesso, sono solo le dita e si piegano anche di molto, quindi è l'ultima punta del piede che si piega quando va sulle punte. Immaginate che qui ci sia, non lo so, un tacco o una scarpa normale, mettiamo che qua ci sia una scarpa normale, questo può aiutarvi a fare capire come si piega una scarpa, soltanto appunto dalla punta, ma mi sa che ci vuole un tutorial dedicato per le scarpe, perché scarpe e piedi sono due cose paradossalmente diverse a quanto pare. Io personalmente disegno in modo diverso le scarpe rispetto ai piedi, è strano vero? Sì. In queste immagini invece abbiamo un bellissimo esempio di collo di piede accentuato, delicato anche di una donna, e di come si va a piegare sulla punta soltanto la parte delle dita, la parte finale, terminale del piede. Ora noi cercheremo con lo stesso metodo di prima di riprodurre una posizione simile dal lato esterno magari. Se io guardassi il piede da questo lato, questo è un occhio, non so se si è capito, io vedo sia il mignolo che il dito successivo, che il dito successivo, che il dito successivo, che l'alluce, io li vedo tutti, perché tanto il mignolo è il più dietro, è quello più arretrato, non mi copre nessuno. Al contrario, se io vedessi da questo lato c'è il signor alluce che mi copre tutto, vedrò forse qualcosina vagamente, un pezzettino di questo dito forse, ma niente di più. Questo da ricordarsi per quando io disegno un piede dal punto di vista profilo interno, se io mi ricordo di questa curvatura del piede non avrò problemi a decidere che dita far vedere. Se invece lo vedo dal lato opposto, siccome so di questa curva so che mi si vedranno tutte le dita, come nel caso dell'immagine della signorina, che potete vedere che si vede il mignolino, si vede quell'altro, si vede quell'altro, si vede quell'altro, si vede quell'altro. Invece da questo punto di vista interno, sempre profilo, guarda caso, vedo solo l'alluce, un dito, il resto non vedo più niente. Può sembrare una stupidata, ma i miei tutorial sono a prova di stupido. Stavo dicendo, proviamo con lo stesso metodo di prima a riprodurre quel piedino lì, quindi io vado a fare come al solito la mia caviglia, da cui arriverà la gamba. Questa volta il collo del piede andrà subito verticale e mi faccio subito il collo del piede, così individuo quello che è la parte più morbida del mio piede, quello che deve dare l'andamento più delicato, sensuale al mio piede, piuttosto che fare pam pam subito la forma. Collego la mia strana piramide, boh, e inizio a fare la radice come al solito delle mie belle dita. Come vedete quella dell'alluce quasi che non la vedo perché profilo, invece queste altre le vedo sempre più chiaro perché qua mi sta curvando. Qui c'è il malleolo, vengo giù. Ok, devo dire che c'è stata molta più difficoltà nello spiegare i piedi piuttosto che le mani, anche perché io stesso non sono un grande disegnatore di piedi, devo ammettere, ed è una di quelle cose che devi sempre vedere. Il solito consiglio che do sempre è guardatele le cose, se vi trovate in serie difficoltà queste sono delle basi, ma la cosa più utile è davvero disegnare dal vero, disegnare da foto, avere sempre dei riferimenti, a meno che tu non sia estremamente sicuro di te e vada tranquillo. Se c'hai un attimo di dubbio perché stai disegnando il piede in un determinato angolo strano, beh, io ti dico togliti il calzetto e guardatelo, o fai una foto da quell'angolo. È come le pose del corpo umano, sai quante foto ci sono di me in pose ambigue semplicemente perché mi sembrava mi serviva un riferimento. Un'altra cosa utile è che quando il piede appoggia visto di fronte, una cosa che ho notato quando ero piccolo perché stavo disegnando Tarzan della Disney, non so perché, e lo stavo vedendo da un riferimento di una scatola di cereali letteralmente, ho notato che quando il piede si appoggia l'alluce tende ad allargarsi. Più appoggiate il piede con forza e più l'alluce tende ad allargarsi. Provateci, toglietevi il calzetto e appoggiate il vostro stupido grasso alluce, vedrete come si allargherà. E questo è un piede visto da di fronte che non era previsto, ma ben venga. Come avete visto ho fatto la solita figura piramidale strana, quello che diavolo è, e il piede è uscito. Quindi direi che un metodo relativamente affidabile, magari non solido come quello delle mani che abbiamo già visto. Questo piede direi che è fatto con i piedi. Ok, sicuramente potrebbe non essere stato efficace come il tutorial sulle mani, ma spero che comunque sia in qualche modo vi sia utile. È quasi l'una di notte, io direi che dovrei chiudere e andare a dormire. vi super straconsiglio il tutorial sul come disegnare le mani, ma ancor meglio un video molto bello secondo me sono le 5 pessime abitudini di un artista, che è l'ultimo video, perché come quello, ovvero fatto di disegnini fatti a mano, ne uscirà un altro questa settimana, almeno spero, se tutto va bene. Per me conta soltanto una cosa, che non vi scordiate che vi amo da morire, che vorrei stare lì a carezzarvi i capelli con la mia lingua, ma soprattutto che questo era Electric. Bah.